Io non lo so se nel resto del mondo esistano i bassi, qui a Napoli sì. E qui, proprio qui, pullulano di umanità, di fratellanza. Una mano tende l'altra come una grande catena. Ti manca il sale, c'è la signora di fianco che ce l'ha. Nei grandi film con Totò, Sofia, De Sica, nelle opere teatrali di De Filippo si percepisce bene il concetto di inclusione e fratellanza che regna qui sovrano. Oggi vado a prendere un caffè o forse avrò un incontro ravvicinato con Natasha, poi vi dico chi è, con Achille, che questi bassi li conosce proprio bene, dentro e fuori, e ha riportato i bassi, che sono oggettivamente a piano terra, a vette elevatissime. Ehi! Ciao Francesca, benvenuta! Buongiorno Achille, ciao, come buongiorno. Stai? Bene, bene, grazie, tu come stai? Bene, intanto veramente ti ringrazio perché sei un personaggione di questa città, secondo me. Lui è Achille. Grazie. Però è conosciuto come il re del Vasci Tour. Che cos'è il Vasci Tour? Bene, il Vasci Tour è una cooperativa sociale, sì, che si occupa di turismo. Noi abbiamo creato questo turismo esperienziale tra i vicoli della città, quindi nei quartieri popolari, okay, proprio per conoscere lo stile di vita dei napoletani. Cerchiamo di creare dei nuovi itinerari turistici rispetto alle roadmap ufficiali, ecco. E ovviamente qua, che è un po' il ventre, quello che Matilde Serao chiamava il ventre di Napoli, ce ne sono a migliaia. I Vasci sono i bassi, queste piccole casette che sembrano uscite dal presepe, dove io dico sempre si sta bene in uno, si sta bene in dieci. C'è un piatto di pasta e patate, si divide, esatto, diviso 10. È la filosofia un po' che accomuna i napoletani, che accomuna soprattutto la gente di questo posto. Siamo Monte Calvario, giusto? Sì, noi siamo a Monte Calvario, qui siamo nella zona di Via del Formale, che è la strada che c'è qui di fronte a noi, e come vedete siamo immersi nei bassi. Il nostro nome si ispira proprio a questi, come dicevi tu. O Vasci, in napoletano, sono queste case fronte strada, a piano, insomma, a piano terra. Terra, appunto, dove in un'unica stanza da sempre le famiglie, diciamo, meno fortunate sono sempre state accolte, hanno vissuto in tantissimi. In tantissimi. Passata prima una signora ha detto 77 anni e ho 6 figli, ma era bella come il sole, quindi insomma. Eh sì, qua le donne napoletane, come ben sai, figliavano. E alla grande, figli a frotte, e poi ovviamente passa il tempo, ma trucco e parrucco non deve sempre mai mancare. Sempre ci siamo questo chignon che io me lo sogno proprio, mannaggia. Ma raccontami come nasce Vasci Tour. Allora, Vasci Tour nasce da un'idea un po' strampalata, okay, di quando io e le altre mie tre soci eravamo studentesse universitarie, frequentavamo il Dipartimento di Scienze Sociali della Federico II di Napoli. E pregiatissima, io lo dico sempre, è la prima università in Italia, voluta da Federico II, è nata a Napoli, esatto, e quindi vantiamoci delle cose belle. Le cose belle di Napoli, direi di tra sì, le tante cose. Direi di quindi sì, ci siamo incontrati lì come studenti e abbiamo preso l'occasione al volo di creare una piccola okay, start-up. L'università ci metteva a disposizione la preparazione tecnica proprio per okay, procedere in quest'idea, e abbiamo immaginato questo Vasci Tour dedicato proprio ai bassi che tu vedi qua, che ce ne sono a migliaia. Sì. Ci siamo appunto ispirati a loro e abbiamo pensato, perché non fare un turismo esperienziale tra i vicoli dei quartieri popolari 100% napoletani, per come dire, mettere in contatto i viaggiatori con gli abitanti locali e quindi scoprire un po' anche lo stile di vita. Ovviamente questi tour ci consentono anche di scoprire bellezze un po' nascoste, e quindi noi andiamo un po' in giro a fare questo, ecco. Poi non so se tu sei d'accordo con me, soprattutto in questa zona che appunto è a metà tra la Pigna Secca e i quartieri, sì, insomma, e proprio si respira umanità che forse abbiamo perso, che forse non siamo troppo frenetici. Qui è rimasto un po'... Qui siamo rimasti un po' sospesi nel tempo. È una bolla. Esatto. Ritorniamo questa... a una bolla di sapone che... Esatto. Ma veramente, cioè, se tu passi in queste vie, trovi la signora nel basso e che sta facendo il caffè, tu dici, ma signora, che profumo, prenditi il caffè. E quello te lo offre pure, quella, certo. Così, io, cioè, non ve lo giuro, non so su chi devo giurare, ma così è. E il ritorno all'umanità. Esatto, qui devo dire la verità, questa... diciamo, questo sistema a sostegno un po' di tutti c'è sempre stato.
partendo dall'idea del caffè sospeso, i quartieri spagnoli si sono inventati la spesa sospesa, la messa in piega sospesa, insomma sono nate tante attività. E poi qui, guarda, la depressione si combatte in maniera naturale. Se ti svegli una mattina che c'hai un po', come dire, una giornata nera, il tempo che vai a fare la spesa ti passa tutto. Perché parli col fruttivendo, il panetti, ti tengono compagnia. Qui non ci sono supermercati, per esempio. No, la nostra fortuna è quella che abbiamo ancora le piccole botteghe, e noi poi tra l'altro spendiamo i nostri soldini proprio presso queste botteghe, okay, per sostenerle. Il microcommercio, insomma, esatto, che sì. Bisogna sempre sostenere, che per quanto insomma il supermercato dia lavoro a tante persone, il microcommercio va sempre sostenuto. Sì, noi in quello che possiamo lo facciamo qui tra questi vicoli, e magari restano aperti anche gli artigiani, qui ci sono delle atmosfere meravigliose. Poi. Sì, sembra sempre un presepe, ritorno a dire, il presepe a cielo aperto moderno, insomma, degli anni 2000. Esatto. Non c'è Gesù e la Madonna, il San Giuseppe. Ci sono tanti altri. Ci sono tanti personaggi interessanti. Quindi tu vai fisicamente, porti i turisti nei bassi. Esatto, noi andiamo in taluni bassi, andiamo semmai a mangiare la pizza fritta, in altri andiamo a prendere il caffè, poi ci fermiamo con magari con qualche artigiano che ci racconta il suo progetto sociale, che poi nasce dal niente, cioè dal basso, mongevo come si suol dire, cioè le persone hanno iniziative a carattere sociale, le mettono in piedi e attraverso un po' le cooperative, le associazioni che ci sono in queste stradine, che operano qui, aiutiamo sempre a realizzare questi progetti, che poi hanno l'obiettivo di mettere insieme le persone, creare comunità, consapevolezza di cittadino, insomma sono dei bei progetti. Quindi oltre a far vedere come si fa la pizza fritta, credo escano anche storie umane, no? C'è tutto l'aspetto umano, perché c'è la signora che ti accoglie. Ti ricordi una storia che dici, che hai detto wow, che cosa meravigliosa mi hai detto? Allora, guarda, in realtà i nostri tour sono sempre dei tour corali, perché oltre ad esserci una guida che accompagna i viaggiatori in giro per le stradine, poi ci sono sempre gli anziani che attraverso la loro memoria storica ci raccontano pagine di storia che non troviamo sui libri ufficiali. Talvolta raccontano delle cose divertenti, altre volte diciamo racconti un po' più piccanti. E quindi ce n'è uno a questo punto. I quartieri spagnoli, fino al 1958, era una zona a luci rosse, la più grande d'Europa, c'erano circa 900. Che Amsterdam ci toglieva la polvere. Bravo, esatto. Ecco. E quindi noi avevamo circa 900 case chiuse, tra case chiuse, bordelli e postriboli, insomma. E tra tante iniziative, la creatività dei napoletani non ha mai fine, si erano inventati il bordello per i disabili, cioè per tutte le persone che non potevano salire ai piani superiori, potevano trovare questi servizi al piano terra, per l'appunto in un basso, dove c'erano le signorine che prestavano il loro servizio. E la particolarità è che il prezzario era molto divertente, perché il pagamento, diciamo, come veniva stabilito il prezzario. Non lo so questa, lo sai? È una novità anche per me, che ne so, Il prezzario era una botte, mezza botte, due botte, una fumata, una tuccata, una botte con la sigaretta. No, è molto originale, tra l'altro. No. Questo è uno degli aneddoti. In base alla capacità virile dell'uomo, cioè il napoletano, ragazzi, ragazzi per quanto se ne possa dire, la fantasia non manca. Napoletano è eccezionale e si reinventa sempre. Poi in base ai tempi cambiano le mode, le tendenze, e si dice fa sic ma non muore. Bravo. Cioè, nel senso, hai capito, tu può venire la qualunque a Napoli, ma però una soluzione al massimo dimagriamo, che non ci sarebbe male, che a Napoli si ingrassa, è meglio farlo bene a questo punto. Guarda, in effetti sì, allora io dico sempre, mi dispiace che non si possano sentire i profumi a casa, ma già qui si sente un odore tra ragù, genovese, pizza, sto quasi per, insomma, farmi svenire, sì, devo dire la verità. Ovviamente qui durante la guerra c'è stata l'occupazione americana, che è stata tosta, e immagino che sia uscito anche qualche racconto, insomma, sugli americani che portavano la cioccolata, le danze, facevano tante cose questi napoletani. In tanti la canzone è nata in un creatore, è nata nera,
nata ai quartieri spagnoli, perché il creaturo adesso non è più creaturo, è un signore di una certa età. E poi c'è anche un aneddoto un po' triste che comunque appartiene alla nostra storia, me l'hanno raccontato le signore ormai anziane, che lungo via Tufa, proprio nel quartiere Monte Calvario, c'è la famosa scala della morte, perché durante uno di questi bombardamenti, mentre le persone scappavano, si ritiravano, ahimè, una di queste bombe cadde proprio su di un palazzo e tanti napoletani morirono, e per poi far avvenire il riconoscimento da parte dei loro parenti, li stesero tutti lungo una scala proprio come questa. Mm-hmm. E quindi nella memoria di molti anziani quella è rimasta la scala della morte, proprio perché andavano lì a riconoscere i congiunti. Come sempre la tristezza è, insomma, va a braccetto con l'allegria del napoletano. Sì, ne abbiamo viste tante, veramente ne abbiamo viste tante. Abbiamo una dualità sacro e profano. È vero, è vero. Siamo allegri, ma siamo anche tristi. Prima ho visto un Padre Pio ricoperto da mille colori e lucine. Sì. Qua, eh. Ce ne sono tantissimi di altari. Le cappelle votive, gli altari, insomma. Ce ne sono in ogni angolo, qui ce n'è un'altra. È verissimo. Questi del Settecento, in realtà, vabbè che questi hanno un aspetto contemporaneo, ma le edicole votive aumenta il numero di altari votivi, perché nel Settecento servivano, grazie ai lumini, alle candele, ad illuminare le zone, perché poi non c'era l'illuminazione stradale. È vero. E il nostro ex cardinale Crescenzo ci ricordava sempre a fine messa Amaron d'accompagna, no? Questa è un'espressione che nasce proprio in virtù delle edicole votive, perché quando c'era troppo buio i lazzari napoletani mettevano i fili da un lato all'altro, il malcapitato cadeva, rusciugliava in questo caso da tutte le scale, e lo derubavano di tutto. Queste candele e questi altari votivi servivano soprattutto ad illuminare, chiaramente anche ad evangelizzare, ovviamente. Cioè si univano le due cose, insomma, ricordarsi del defunto e del sacro, insomma, della statuetta a cui si affidava l'edicola votiva, e però insomma c'è un aspetto virtù, esatto, un fatto funzionale, anche perché qua veramente in questi vicoli batte pochissimo il sole. Sì, come vedi siamo più o meno quasi a mezzogiorno, c'è una bella luce in cielo, ma qui il sole non batte. No. Quindi è un'ottima via di fuga per i lazzari, insomma, esatto. Chiamiamoli lazzari. Però c'era questo problema dell'illuminazione, esatto, risolto con le candele. Con le edicole, vedi, solo qua ce ne sono due sotto i nostri occhi, magari qualcuno ancora più giù. LED luminose. Sì, beh, questo poi sai le tendenze, le mode. La modernità, esatto. Allora, siccome questa idea del vascitura mi piace assai, sì, c'è un upgrade, che farai? Allora, guarda, intanto molte novità non le posso dire, ragazzi, perché poi dopo anche perché a Napoli siamo scaramantici. Bravi, non è vero, ma ci credo, però è meglio, sai com'è. Non è vero, ma ci credo, si dice. No. Allora, intanto la settimana prossima ci andiamo a prendere un premio a Bergamo, abbiamo partecipato ad un contest della Borsa Italiana del Turismo Associativo e Cooperativo, e siamo arrivati nella rosa dei 5 finalisti. Okay. Quindi la settimana prossima andremo a dare due numeri a colori a Bergamo. E poi abbiamo anche tante altre novità relativamente proprio ai tour, dove uniremo insieme shopping e bellezza per accontentare le nostre signore che arrivano dal nord Italia, e abbiamo delle idee abbastanza interessanti. No, io vedi pure io. Certo, faccio amore. L'accento polentone e mi mischio al... Verrai anche tu alla milanese. A fare un po' di beauty e un po' di shopping. Mi piace. Senti, e siccome tra un po', insomma, è periodo di tombola, ci vogliamo dare due numeri, cioè voi giocate nei bassi a tombola? Chiaramente, certo, nei bassi si gioca sempre la tombola. Diamo due numeri, un terno secco, vai. Allora, guarda, io vorrei dare questi numeri che fanno riferimento proprio a questa ipotetica vincita di Bergamo, ci auguriamo, 3, 5 e 25. Mamma mia. 3 sono i 3.000 euro che eventualmente avremo come premio. Ce ne mangiamo tutte sfogliatelle. Hai voglia di ingrassare qua, Poi il 25 è il giorno. E il 5 mamma già scordate che volevo vincere. Il 5 la vittoria. Cioè. Ah no, il 5 eravamo i 5 finalisti. Ah, ok. 3, 5 e 25. Ma è vero che si devono giocare per 3 volte di fila? Per 3 volte, metteteci poco, perché poi sai com'è. Non vogliamo responsabilità sulle casse delle case. 2 euro, cose così. Ok. Poi, allora, ascoltami, visto l'ora
visto i profumi. Che è tosta oggi. Questa la puntata si chiama Quattro chiacchiere e un caffè. Oh, ok. Ma io una certa, insomma, un certo languorino, come dicono. Ce l'hai? Io ce l'avrei. Io so che qua vicino hai un amico che fa. Esatto, fa le pizze fritte, molto leggere. Ma soprattutto un entrée. Proprio così, proprio una pizza fritta piccola. Così, volante. Prendere, mi ci vuoi portare? Come no, andiamo. Dai. Ok, adesso ti presento Antonio, il famoso Gennaro Angoppecchianga. È permesso? Buongiorno, mi avremo salve. Un po' di fame. E mo già stiamo facendo qualche pizza. Ma bolle qualcosa? Ma voi la vendi frigge qualcosa? Frigge. Anto, cioè io già ho fame. Ma mi racconti come si fa la pizza fritta? Ma la pizza si fa con un impasto leggerissimo. Ah, ok. Acqua, farina, sale e lievito naturale. E allora nasce ricotta e cipolla, perché la ricotta poi si è risultato un grande prodotto che ammorbidisce, si amalgama bene con la pasta. Però la ricotta e i ciccioli sono molto sostanziosi. E allora ti mantiene tutta la giornata e non ti fa spendere neanche tanti soldi. Anto, e quindi per farla venire così bella gonfia? Devi avere l'olio a temperatura giusta per cuocerla e subito e veloce. Si cuoce dentro, si cuoce fuori, è bella asciutta poi, non è unta d'olio. Io dico sempre che a Napoli ci sono pochissimi McDonald's, e ritorniamo al discorso dei supermercati fatto prima con Achille, perché quanto costa? Questa costa 4 euro, vai, effettivamente. 4 euro. Vabbè, diciamo dai 3 ai 4 euro. Riprendendo anche le famose parole di Luciano De Crescenzo, è meglio l'abbonamento ad una Natascia o un grammo di cocaina? Io direi tutta la vita Natascia, e oggi Natascia è la pizza fritta, quindi con 4 euro Big Mac che ne costa 6. E la birra spendi 5 euro mangi. Ragazzi, ma che volete di più dalla vita? Io la vado. Birra, eh? Birra e pizza fritta tutta la vita. Come cacciassi il fravolo andassi su. Com'è la canzone? Lupanare chine, prima la va. Quando da fatto mamma saccio meglio di. Io direi che stiamo al completo. Vado fuori, grazie, mangerò con tanta voglia. Ciao! Ma il profumo! Grazie Anto, grazie! Mamma mia! Taglia! Io vado, eh! Vai comandante, vai! Dai! Vediamo un po' com'è questa pizza! No, vabbè! Guarda! No, vabbè! Io vi invito ad andare a vedere il film di Luciano De Crescenzo quando parla di Natascia e capirete perché io l'ho paragonata a Natascia! Aki, mi hai reso proprio felicissima oggi. Grazie a te, Francesca. Ecco questo sottofondo musicale. Ci godiamo a Natascia. Io ho un problema a mangiare la pizza fritta. Come si mangia bene? Allora, innanzitutto tu bisogna che l'apri sempre un pochino, perché altrimenti poi questo vapore che esce ti fa proprio. Ti dà fastidio sulle labbra. Aspetti un pochino, poi dai il primo morso, ma poi ti devi sporgere aprendo le gambe, perché sennò ti va tutto addosso. E poi così. Ok, ci provo. Ma non fa niente, nel caso ci sporchiamo, poi ci. Non fa niente, pulezza mamma. Dio ci pensa. No, vabbè. A chi mi hai resa felicissima. Grazie. Viva Natascia, direi. Ma sì. La musica va compagni, tra un sonno e nata, questa sulla grazia di.